Welcome amici, ben ritrovati, ciao a tutti, ciao Laura. Welcome friend, ciao a tutti, hola Davide. Hola Laura, benvenuti. Benvenuto. Benvenuta a te, benvenuta al nostro pubblico russo che è tutto qui davanti e che ci sta vedendo. Vedi questa fila tutto pieno di russi, tanti, tantissimi, li vedi così lontani, lo vedi quello là anche in fondo? Anche di altri paesi. Vero? Sì, di altri paesi che vengono a vederci, però lo vedi quello là in fondo che è alzato, ciao. Siete davvero tanti e a volte non riusciamo a riuscire a scrivervi a tutti, anche se lo facciamo, ci scrivono di continuo, ci scrivono ogni momento. Cari amici, oggi siamo qui per reagire a un artista che con la sua voce ci ha fatto emozionare, con la sua voce particolare. Io credo che sia l'artista più particolare, almeno per me Laura, la voce più particolare che io abbia mai sentito, perché è davvero strana, davvero rauca, strana e bella soprattutto. E parliamo del fantastico Gregory Leps. Brava. E con la partecipazione di questa canzone di Annie Lorac. Questo è un video non recentissimo, un video di circa 13 anni fa. Ce l'avete scritto nel nostro canale, che loro magari non lo sanno, ma chi lo sa può venire anche nel canale ufficiale di Instagram, o meglio ancora anche nel canale di Telegram, dove possono anche scrivere e suggerirci alcune canzoni che possiamo reagire grazie a voi. Con questo voglio dire che abbiamo letto molti commenti positivi di questa canzone, ha fatto tantissime visualizzazioni e soprattutto abbiamo letto il testo. Qualcosa di magnifico, infatti siamo onorati noi, io, Davide e Laura, ad andare a reagire a questo artista, ma soprattutto anche a lei, che non la conosciamo, quindi non sappiamo nulla, non siamo riusciti a trovare tante cose e quindi vorremmo vedere che coppia fantastica esce. Quindi, che dire, Laura, se tu sei pronta e i nostri amici, tutti quelli che vedo lì, sono pronti, noi andiamo a reagire subito, d'accordo? D'accordo, Davide. Ok, andiamo. Острые углы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та, что была со мной, бережно храня нашу любовь. Ты включаешь свет, только мне темно, холодно вдвоем, холодно давно. Не хватает сил сделать первый шаг и все изменить. Но я смотрю в твои глаза, пустые зеркала, ищу в них отражения. Ищу любви спасенья, слышишь? Медленно часы разрезают ночь, утро не придет, сердцу не помочь. Каждый новый день оставляет тень от нашей любви. Рассказать тебе то, чем поет тонкая струна, рваная душа. Ты просто поверь, что я смотрю в твои глаза, в пустые зеркала, ищу в них отражения. Yeah.
всех отражения. Знаю, что любовь давно ушла и в мире истекла. Ищу любви спасения. Ищу в них отражения. Знаю, что любовь давно ушла и в мире истекла. Ищу любви спасения. Wow, di nuovo, nuovamente una canzone di Grigory Leps con tanta energia, anche lei però, che voce che aveva. Tutte e due un'accoppiata vincente, un'accoppiata veramente vincente, e soprattutto quando un amore finisce ci provano a fare qualcosa per farlo rinascere, ma non si riesce. Però almeno ci hanno provato, e soprattutto in questa canzone si vede tanta forza e tanta energia che hanno donato a noi che eravamo qui ad ascoltare le loro voci uniche. Testo bello, Laura, testo bello, e soprattutto anche, ripeto, la sua voce di Grigory Leps io l'adoro, l'adoro veramente, cioè ha una voce molto bella, insieme alla voce squillante. Insomma, è una canzone con toni sempre molto alti. Sin dall'inizio abbiamo visto proprio che i toni della canzone erano sempre ai massimi livelli e sono riusciti a portarli fino alla fine. Una canzone da portare nel cuore, da farci accompagnare, insomma, da ascoltare e riascoltare. Questa è una canzone che metteremo nel nostro cassetto, dove abbiamo tutte le canzoni che riascoltiamo giornalmente nella nostra vita. Laura? No, io penso a Davide, è bellissimo, Grigory è fantastico, lui è un signore con tutta questa voce, così una padronanza della sua voce fantastica, e mi ha lasciato così tutta innamorata, bellissima, bellissima questa canzone, il testo meraviglioso. Sì, quello che tu stai dicendo, Davide, ci prova tanto a andare avanti, magari una relazione quando finisce, e si vede qua ognuno con la sua forza, la sua grinta, volendo dire tante cose, fantastico, la canzone è bellissima. Niente, musicalmente tutto, siamo ad alti livelli, quelli che ci siamo abituati a sentire in Russia, cioè nel senso alti livelli di musica che mai avremmo pensato di trovare tutta questa qualità, e questo l'abbiamo scoperto noi, ma a poco lo stiamo facendo scoprire a tante persone che ci seguono e non sono russi, e questo è una cosa importante, perché parliamo molto spesso di voi, parliamo molto spesso del vostro amore, parliamo molto spesso della vostra cultura, e è una cosa molto importante che, insomma, che molti rimangono stupiti, dicono ma davvero? Sì, davvero, davvero abbiamo scoperto davvero tante cose belle, tante lati belli della Russia e tanti artisti fantastici. Speriamo di arrivare presto, Laura, di prendere questo aereo e arrivare in Russia, magari appunto, insomma, in un concerto, in qualcosa, e andare a visitare queste fantastiche città, che insomma la Russia è grande, molto grande, tutta non riusciremo mai a visitarla in una vita, credo che non si riesca a fare, però insomma grazie a Dio c'è la possibilità di ascoltare tante cose anche da casa in questo momento, e di vedere tanti paesaggi, o ascoltare tanti artisti come facciamo noi, come facciamo nel nostro lavoro. Cari amici russi, adesso è l'ora di dirvi che potete iscrivervi al canale, per chi non l'ha fatto vi consigliamo di farlo, e se non l'avete fatto fatelo, se l'avete fatto fatelo di nuovo, fatelo magari a qualche amichetto, a qualche compagno di scuola, a qualche sorella, fratello che non ci segue, metteteci un like e soprattutto commentate come fate sempre voi. In più abbiamo attivato le donazioni con Donation Alert, questo per insomma supportare il canale, perché come al solito sapete che i nostri video non sono monetizzati in Russia per i problemi che ci sono. Laura, siamo contenti di essere arrivati anche alla fine di questa fantastica reazione, di questo fantastico artista. Cercheremo altri artisti come al solito di reazionare, quindi attivate la campanella delle notifiche,
quando suona la campanella, noi arriviamo con un'altra canzone. Scommetto che sei russa? Ma vedremo. Ciao a tutti! Ciao, premier!